Puntata insieme con Facciamo Finta Che anche quest'oggi avremo un ospite, cominciamo a dire un ospite oltreoceano e cominciamo subito a presentarlo: Massimo Michele Guerrieri. Perché, un po' come usando un parallelismo, come abbiamo fatto con altre tematiche, sul big tema del nuovo ordine mondiale, lui ha scritto una trilogia. Ma quello che ci colpisce di questa trilogia è che lui si sia basato molto sullo studio di alcuni autori e quindi d'oltreoceano e quindi vediamo un pochettino come all'estero, come in Inghilterra, negli Stati Uniti, viene presentato e viene trattato questo argomento e questa sua trilogia in realtà è un, un riassunto di tutti questi autori. e vado anche a citarne qualcuno come Maxwell, Collins, Stewart, Montgomery, Cooper e tanti altri, insomma... Andremo a vedere come nasce questa trilogia e soprattutto che cosa si dice di questo fantomatico nuovo ordine mondiale. E allora diamo il benvenuto a Massimo, come stai? Ciao, molto bene Gianluca, tutto bene, grazie. Prima di tutto io ci, ci tengo a, a sottolineare anche. Eh, la, la professionalità con quale intraprendi questa intervista perché sei collegato direttamente da New York, e quindi la qualità audio video della tua connessione senza portarmi sfortuna, ma devo dire che è ottima! Quindi, oltre oceano riusciamo a vederci, sentirci benissimo. Sì, queste cose funzionano abbastanza bene in America. Dai. La, la famosa efficienza newyorkese. Allora, io ci tengo proprio a entrare subito nel vivo perché, eh, insomma, il nuovo ordine mondiale, quest'oggi faremo finta. E, e qui, prima, prima di entrare, forse subito nel vivo della, della trasmissione, ci tengo a dire che, come elemento comune, anche nel nome di questa trasmissione, così come il nome di questa trasmissione è un omaggio, anche, anche tu so che ti ispiri un sacco. a Maurizio. E quindi sottolineiamo subito questo elemento comune. Sì, beh, ho notato che il tuo titolo, il titolo del tuo canale, naturalmente un'espressione tipica di Mauro Villino. e Un'altra espressione tipica è di affrontare quello che leggiamo, si studia nella storia a mente aperta. no Quindi, mente aperta.net è il mio sito, e quindi abbiamo un'origine comune in un certo senso. Ciao, Mauro, se, se vedi questa intervista, ti saluto. Lo salutiamo senz'altro, lo salutiamo senz'altro anche perché è, è la mentalità aperta che serve per poter parlare di questi argomenti senza urtare la sensibilità di nessuno e soprattutto senza dire assolutamente è così, perché sono poi eh, progetti in divenire e non è detto che a un certo punto possano svoltare, cambiare colpi di scena, quindi eh, noi non diciamo che sia così al 100%, ci prepariamo all'eventualità che un giorno venisse dimostrato che così noi almeno lo avevamo quantomeno annunciato e non ci stupiremo troppo ecco entriamo subito nel vivo perché subito sul tema e sulla parola nuovo ordine mondiale in realtà esiste da, da diversi decenni e quindi partiamo subito che se ne parla molto ora ma in realtà sono anni che lo si sente e poi in qualche intervista viene fuori ma da dove ha origine il, la parola nuovo ordine mondiale ma eh, l'origine precisa, devo essere sincero, no, non lo so. N nel tempo, nei tempi recenti è stata, è stato, sono stati scritti dei libri, no? negli anni, credo proprio tra le due guerre, da alcuni autori americani direi, ce ne sono diversi, e quindi è nata lì, è nata un po' così. Ecco. Poi sono stati scritti anche libri, stati chiamati da Justice Mullins. Ordine mondiale, perché secondo lui c'è sempre stato questo ordine qui, non ha niente di nuovo, no? cambia soltanto in relazione alle epoche, alle situazioni. E certamente, però, come ho detto anche in altre interviste, questa qui non è una cosa proprio così nuova messa insieme negli ultimi cento anni, è una cosa che eh, viene da molto lontano, difficile dire quando è partita. Però veramente viene da molto lontano, non mi meraviglierebbe se avesse più di mille anni, ecco, secondo eh, quello che ho capito io. Però come hai appena detto, non c'è certezza, quindi bisogna, insomma, prendere sempre un po' così le cose. Entriamo nel vivo anche perché è una trilogia, è una trilogia noi mentre parliamo magari vediamo anche eh, la scelta dei, dei colori di, di questa trilogia che si chiama Nuovo Ordine Mondiale in tre volumi e, e quest'oggi faremo un po' un volo dall'alto per cercare poi di approfondire anche magari in seguito tutta una serie di tematiche che andremo a trattare, una puntata sola non basta ma quantomeno proviamo a fare un po' un panorama, a raccontare quello che c'è in questi tre volumi e che cosa ti ha portato a scrivere questa trilogia? Bene, quello che mi ha portato a scrivere la trilogia, la, la trilogia è stato il fatto che a marzo dello scorso anno ci siamo trovati un pochino tutti a casa senza fare niente e quindi io ho fatto un po' mente locale e mi sono chiesto, beh, cosa posso fare? Ho chiamato il mio amico Baldo Croce di Telecroce, che naturalmente saluto e ringrazio, e così abbiamo iniziato questa serie, no? questa serie di, di, di video uh, uh, parlando di documenti che io avevo da tempo salvato nel mio computer. E tutti parliamo di, di articoli che sono stati appunto pubblicati con la trilogia per la prima volta in Italia, credo, a parte forse uno, completamente nuovi, che ho dovuto, anche, ho dovuto fare anche un certo lavoro perché, sai, all'inizio siamo partiti un po' così, no? per divertirsi anche un po', però cammin facendo mi sono accorto che poteva venire fuori un lavoro interessante. E allora poi ci ho, ho dovuto lavorare parecchio, per fortuna avevo tempo, e allora poi dal, la, dalla prima serie siamo passati alla seconda, quindi marzo, aprile, maggio, a maggio abbiamo finito il primo volume con le tre corone, che i primi tre volumi sono un po' fondamentali, no? secondo me per capire anche un po' la mentalità, per capire anche un po' eh, eh, diciamo, la società nella quale si vive. Poi dopo abbiamo trattato... Altri argomenti, abbiamo parlato un po' degli illuminati, di come sono nati gli illuminati, che chiaramente sono in relazione no, a quella di cui si sta parlando il nuovo ordine mondiale e poi abbiamo parlato del movimento in America comunista il movimento un po' sionista le relazioni che ci sono state insomma anche a livello economico, finanziario tra la prima e la seconda guerra mondiale abbiamo detto delle cose un pochino diverse appunto attingendo da questi autori che sono sconosciuti quindi io siccome cerco di dare sempre un taglio particolare a quello che faccio mi sono concentrato più sulle cose diverse Rispetto alle cose normali, insomma, che si leggono in tutti i libri di storia, abbiamo chiuso il secondo volume con la famosa intervista di Aaron Russo, nel quale lui spiega appunto quello che Secondo lui, secondo l'intervista, uh, colloquio, uh, diciamo amichevole che ebbe con Nick Rockefeller nel corso di questi anni e degli anni successivi, con quelli che sono gli obiettivi di questo movimento. E poi abbiamo chiuso, le, diciamo la serie, il, la, il volume 3, con altri articoli molto, molto particolari. Insomma, no? abbiamo parlato della regina d'Inghilterra, della sua sovranità, abbiamo parlato. Di, del, del Georgia Guistone naturalmente ho dovuto trattare l'argomento del covid eh, che io ho chiamato divoc 91 divoc rovesciando il nome e poi ho concluso la trilogia con forse eh, l'argomento che mi è pesato di più anche dal punto di vista psicologico emozionale non soltanto per la quantità di lavoro e di tempo che ci ho dovuto dedicare che è il pentagramma segreto che parla appunto di questa storia molto eh, anche ehm, come posso dire difficile da credere veramente difficile da credere che sarebbe in relazione a quanto è successo in polonia durante la seconda guerra mondiale vi posso dire questo ecco, ecco è interessante perché per capire la situazione attuale e se vogliamo trovare un, un rovescio positivo un aspetto positivo del presente che stiamo vivendo in realtà, secondo me, può capirlo, può tentare di capirlo chi da diversi anni si era già approcciato a una serie di discorsi, a una serie di studi, quando in tempi non sospetti i leader a livello mondiale, i leader a livello politico e i leader a livello religioso cominciavano a fare eh, delle dichiarazioni che eh, prese singolarmente avevano forse poco significato, ma viste poi tutte insieme eh, arrivando ai giorni nostri in realtà... Pare che un disegno ci fosse, ci fosse già da svariati anni, come abbiamo annunciato. E quindi eh, l'aver studiato, come so che hai fatto anche tu per, per 10 anni, per 15 anni, queste tematiche eh, ha preparato un po' il terreno a cogliere degli elementi. Elementi che poi anche qui con umiltà sicuramente non abbiamo la, la sfera di, di cristallo. Forse verrà fuori qualcosa, ma tra svariati decenni. Per ora possiamo limitarci a provare a capire, a interpretare quello che sta accadendo e quindi eh, partiamo proprio da qua, da questo disegno, un no? disegno che c'è da tanti anni e andando ancora più nello specifico in qualcosa che hai citato tu. Hai una domanda particolare o vado. Faccio, ti faccio una. Tu fammi una carrellata e poi io se sì, vedo se allora, ho, ho delle domande, vabbè. ma cominciamo da, da 10-15 anni fa e poi vediamo se facciamo proprio i nomi, far, magari andiamo a vedere le dichiarazioni nel, nello specifico di quello eh, che eh, ora. Ha senso parto, de, parto, parto dalle dichiarazioni perché sono sempre importanti. Intanto ricordo a coloro che mi vedono per la prima volta, che ascoltano per la prima volta no, questo intervento, è che, appunto, come dicevi te, il condizionale d'obbligo. Cioè, io quello che praticamente propongo nel libro è quello che dicono loro. Non è necessariamente l'idea mia, io mi sono limitato a riprodurre, tra, traducendo quello che loro hanno scritto, questi autori hanno scritto, in diversi momenti, anche in diversi contesti storici diversi, perché si parla dell'Inghilterra, si parla dell'America, si parla dell'Australia, si parla anche della Germania, dell'Italia. Quindi proprio... E ehm, 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 io ho cercato di, di parlare eh, eh, meno possibile, di scrivere meno possibile cioè io ho, mi sono eh, limitato a fare una premessa perché naturalmente qualcosa dovevo scrivere non la premessa perché ho iniziato perché ho fatto questo ho presentato quello che hanno, hanno avuto da dire questi personaggi che ricordo voi non li conoscete ma sono non autorevoli autorevolissimi nel, lingua, nel, nel, nel mondo anglosassone eh? li conoscono quasi tutti chi si occupa di queste cose e poi ho concluso, ho fatto proprio le conclusioni, nelle quali appunto ho detto quello che secondo loro, non secondo me, secondo loro eh, deve, deve avvenire. È tutto documentato con, eh, con link, con tutto, trovate tutto nel, nel libro, soprattutto nella forma digitale che potete scaricare. Per 3 euro, eh? era gratis fino alla scorsa settimana. Ora, per 3 euro, voi potete scaricare la trilogia completa nel formato ebook. Questo è il volume 1. Ecco, quindi io lo faccio questa cosa qui con grande piacere perché mi dà la possibilità, e dà la possibilità a molti ragazzi, soprattutto giovani, di, di, di leggere, di approfondire, di ragionare su queste cose. Come dicevi te, per esempio, nel capitolo 3, si leggono almeno. 20-25 dichiarazioni in cui politici autorevolissimi parlano tranquillamente del nuovo ordine mondiale cioè, lo citano ma, ma tutti si parla di, di diciamo cattolici protestanti ehm, eh, personaggi appartenenti al, mus al mondo musulmano eh, buddisti cioè tutti coloro apparentemente eh, diciamo, siamo, diciamo questo che apparentemente tutti coloro che hanno rivestito ruoli importanti nel corso di questi diciamo 70-80 anni no? dopo la fine della seconda guerra mondiale diciamo così erano a conoscenza sono stati a conoscenza e sono a conoscenza di questo piano e soltanto loro quando sono in particolari condizioni sono, tra virgolette, autorizzata a menzionarlo proprio come nuovo ordine mondiale. Se voi notate i politici normali, molti di loro ovviamente ne sono a conoscenza, ma non lo pronunciano mai. E anche qui ce ne sarebbe da dire. Poi come abbiamo trattato l'argomento anche in, in chiave simbolica, molti appartenenti al jet set internazionale, attori, cantanti soprattutto. Qualcuno si, si, si fregia un po' di, di simbologismi, di, di, di simboli, di eh, tematiche che qualcuno magari realmente ha a che fare con queste cose. Per altri, eh, no, non so il tuo pensiero, ma per altri mi sembra semplicemente una moda un andare sì. a imitare quelli forti senza sapere cosa stanno facendo. Certamente, certamente. certamente sostanzialmente, possiamo distinguere. Due gruppi quelli che sono che fanno che partecipano a grandi eventi. No? Pensa alle Olimpiadi di Londra. Eh? Il Londra era ricchissima, è stata ricchissima no? di simbologia famosa. E poi invece, magari, quelli che un po' ci marciano, fan, fan, fanno finta <ride> quelli che fanno finta. Okay. Quelle a cui piacerebbe, un vorrei ma non posso, eh, ecco, però e insieme sì. alla cerimonia a, a livello olimpico ci aggiungo anche cerimonie per nuovi presidenti, ecco, gli, mettiamole anche lì, sono sì, quelli sì. palcoscenici in cui chi realmente. Può far parte di determinate elite, eh, può, può sfoggiare, può fare il suo lavoro di comunicatore e testimonia. Ma prima abbiamo citato le George Guidson eh, che anche lì in realtà eh, sempre facendo finta, ma pare che questo nuovo ordine mondiale possa essere poi la risposta a una drastica diminuzione della popolazione mondiale. Quindi voglio affrontare con te qualcosa che hai detto, così lo andiamo anche a spiegare di che cosa sono, dove sono e soprattutto il mistero che le avvolge. Allora, nella trilogia io tratto praticamente l'argomento in maniera, diciamo, un po' più completa nel volume 3, no, nel capitolo settimo del volume 3, però ne tra lo parlo anche, per esempio, lo trattiamo anche velocemente nel capitolo 1, quando il dottor Day e tengo, faccio presente che il dottor Day è il capitolo 1, non a caso il capitolo 1, eh, è quello che secondo me è proprio fondamentale no? per cominciare, cominciare a porsi certe domande. E lui, nel, nel 1960-65, quando rilasciò questa intervista, che doveva rimanere ovviamente segreta, no? era un incontro. Tra ehm, diciamo, tipo un simposio, no? Piccolo, un piccolo meeting a livello scientifico. Lui, siccome era, è un, era un, un eugenista, cioè era uno proprio specializzato in questa scienza perché poi comunque è una scienza. E lui cominciò a parlare e a dire tante cose della società, come sarebbe cambiata, un po' in, tutte, in tutti i settori. Poi, naturalmente, parlò anche del problema del, della sovrappopolazione. E lui disse, chiaro, disse, il, il, il mondo che ci aspetta sarà come una giungla, lui dice testuali parole, in cui soltanto il più forte, il più intelligente sopravviverà. Per gli altri purtroppo non ci sarà spazio. Quindi il monumento che è stato poi realizzato nel 1980 a Gaiston, in Georgia, è un, è, un, è un po' diciamo, la rappresentazione di questa idea, di questa filosofia, di questo approccio. Per cui è, è, è proprio stato vedi, è proprio scolpito sulla pietra, no? Cioè, Non ci può essere una cosa più chiara, più definita, come dire. Io te, non, te, non è che te lo scrivo su, su un documento, su un libro, io te lo, te lo, te lo scolpisco sulla, sulla pietra e te lo metto al primo posto, primo punto, primo punto c'è quello. Quindi tutto il resto naturalmente si lascia delle interpretazioni, no? dei punti di vista. Ora, la cosa buffa è questa: che nella stravaganza, ehm, direi quasi, no? nell'assurdità di, 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 di questa prima frase che abbiamo appena letto, però c'è un testo che se te invece lo leggi con tranquillità ti dice delle cose estremamente condivisibili. Cioè questo, questi gruppi in un certo senso eh, sembra che giochino proprio sugli estremi, capito? Questa è una cosa ricorrente, che poi forse è il concetto della dualità, è quello che, si es che esprime il, il, il contrasto no, degli opposti, quindi bianco e nero, alto basso, eh, sole e luna, cioè cose di questo tipo, che per il, si, si ritorna al discorso che dicevi te... E all'aspetto simbolico, che nel loro mondo, nel mondo iniziatico, eh, io ci metto tutti nel mondo iniziatico: è decisamente più importante delle parole o delle cose che si scrivono. Ecco, fra l'altro è interessante proprio il mondo iniziatico, dopo magari andremo a vedere qualcosa, ma queste pietre eh, in realtà oltre all'enorme costo che le ha generate, in realtà voler portare su pietra, incisione su pietra, è proprio per farle durare nel tempo come un facile parallelismo e le grandi mega strutture che sono giunte fino a noi nei, nei millenni. E quindi eh, le chiavi di lettura potrebbero essere dei consigli di una nuova umanità che si trova reduce di un grande cataclisma, come in qualche puntata nostra passata abbiamo un po' così ipotizzato, oppure peggio ancora forse potrebbe essere la conseguenza di un'azione mirata e quindi di un qualcuno che interagisce e fa delle mosse sulla scacchiera dell'umanità per ridurre scientemente, scientificamente la popolazione mondiale. Tu che idea ti sei fatto? Ah, io mi sono fatto l'idea che la seconda ipotesi in questo momento, in questo caso, è la più probabile. Cioè, qui non si parla di non si ipotizzano cataclismi naturali che possono poi riordinare tutto e portare a una nuova società, a un nuovo ordine mondiale. No, no, questo qui è un, un piano, un progetto che viene portato avanti con estrema determinazione e. Direi quasi eh, sfrontatezza, cioè, senza curarsi di niente di nessuno, è come un fiume in piena. Che tutto quello che incontra porta con sé, ecco, non so di dire lì. così. La programmazione, quindi vado pensando all'agenda sul clima, l'agenda la, la, sui nuovi modi, eh, la, la famosa transizione. Quindi arrivare a quella che le nuove energie. Insomma, è tutto ben pianificato e la pianificazione va avanti per ben eh, cioè per oltre dieci anni a quelli che stiamo vivendo oggi. E quindi quello che stiamo vivendo in realtà. Se uno va leggendo queste ipotesi, eh, non siamo neanche, neanche all'inizio di quello che è stato sì, pianificato. Sì, sì, esatto, siamo al prologo. Siamo al prologo. Quell'operazione di vaccinizzazione di, di, di vaccinizzazione, da vaccinare tutti sostanzialmente, che io ho risoprannominato stracchinizzazione, è eh, un, un, il primo processo di, 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 di questo grande piano. Ecco poi ne seguiranno altri. Probabilmente eh, dopo questa fase ci sarà, forse, credo, la fase dell'intervento del 5G, che ri ricordo è stato attivato, ma non è stato, secondo anche gli esperti, attivato al 100% ancora. Dopodiché ci sarà la crisi finanziaria, che sarà ovviamente funzionale al progetto stesso. Eh, io ipotizzo anche una terza guerra mondiale che probabilmente investirà il Medio Oriente e tutto questo processo qui che avrà una prima, un, una prima fase che arriverà fino al 2025, eh, anno in cui loro in una certa maniera si dovrebbero manifestare. Eh, e Continuerà probabilmente ancora dopo fino al 2030. Potrebbe essere, vi dico una data, anche il 2034, che è una data molto particolare, però non vi voglio dire altro perché comunque durerà purtroppo per un lungo periodo. Ecco, sì. qui eh, secondo me è d'obbligo andare a spiegare per far capire, per non essere etichettati come coloro che vedono persone malvagie che fanno cose, in realtà va visto, secondo me, poi mi dirai la tua opinione, come un'enorme scacchiera dove non ci sono buoni o cattivi, ognuno persegue i propri scopi e spesso ai piani alti in realtà è il profitto economico, è la ricchezza, è il potere che vanno cercando a tutti i costi ad ogni costo soprattutto e tutti e quindi più che persone malvagie da sole che vanno a, eh, cercare di complottare, io vedo eh, organismi molto più complessi, organizzazioni molto complesse che magari perseguono un unico scopo che, però, guarda caso, insieme agli altri, poi porta a quello che, che stiamo vivendo. Ma è anche difficile da interpretare, perché spesso eh, la, la realtà è molto più stratificata di quello che si pensa, e molti nomi che ricorrono spesso. In realtà penso che in un'ipotetica piramide stiano anche abbastanza in basso e ben sopra. Sì. In realtà sì. non abbiamo idea di chi ci sia, no, è perfettamente, hai perfettamente colto nel segno: non c'è nessuna possibilità di ipotizzare nomi. Tutti i nomi, io lo dico per gli amici che ci seguono: tutti i nomi che vedete di banchieri su internet. Di questi, sì, naturalmente loro fanno i propri interessi, però vi posso assicurare che non sono loro in cima alla piramide. Non ci sono assolutamente loro. Loro hanno una posizione naturalmente consolidata nel corso degli anni, di grande importanza, di grande prestigio, però posso dirvi che coloro che poi definiscono le nostre cose eh, eh, non, non, eh, non, non lo fanno per soldi. Loro hanno questo piano in testa e lo fanno. Proprio dal punto di vista esoterico, dal punto di vista di, di è una sorta di ritualità, è una sorta di mentalità. Ecco, non ha niente, quasi niente a che fare col business. Il business è invece molto importante, come dicevi, a livelli più bassi. E allora eh, credo di aver capito, eh. Che per non litigare troppo, e si finisce sempre per litigare, no, come si fa affari? Si sono un po' divisi, eh, diciamo, i settori, per cui uno, insomma, diciamo, appartiene a un certo gruppo, si occupa di quello, quell'altro, che appartiene all'altro gruppo, si occupa, ecco. E poi loro si mettono d'accordo in un certo senso e cercano di litigare il meno possibile. E loro, sì, loro vogliono fare soldi. Ecco, fra l'altro. Sempre facendo finta, però voglio dare un elemento in più perché tu prima hai citato 2025 e mi torna alla memoria perché adesso magari parlare di diminuzione mondiale è facile visto che eh, secondo i mainstream viene, viene raccontato un certo scenario, ma in realtà eh, mi, è fatto, cioè, mi è stato fatto notare che un sito che poi magari adesso non voglio mettere in crisi la mia regia, ma magari a chi poi ci scriverà lo metteremo come commento, un sito americano di armi che tratta armi, che nel 2017 ipotizzava scenari mondiali fino al 2025 con il numero di popolazioni per ogni stato. Ecco, nel 2017 probabilmente eh, era più difficile ipotizzare quanto poi si evincerà dai vari grafici, perché arrivando al 2025... La popolazione è più che ridotta della metà e, e va nello specifico, e secondo questi grafici, la prima volta che li ho guardati, eh, adesso io li ho guardati con, con occhio critico, quindi, nel senso, eh, mi sono limitato a capire anche le zone, una forte diminuzione del numero. Delle, de, della popolazione accadeva proprio in centro all'Europa che di solito è un po negli Stati Uniti e in centro all'Europa e quindi lì potrebbe secondo questi scenari accadere qualcosa e arrivo poi subito a, a Cannone infatti sì ce abbiamo il sito ma magari poi lo, lo andremo si occupa di armamenti ecco qua quindi poi magari è una curiosità in più però guarda caso poi le, le, le date che ricorrono sono effettivamente quelle quindi sarà un caso non lo sappiamo Ecco ma andiamo subito a bomba perché mi collego subito a quello che è, tu chiami il piano B. Spesso nel corso degli anni studiando accadendo alcuni scenari eh, ho chi mi ha detto ho amici all'estero e da oggi posso dire di averne uno in più perché adesso provo anche te e tutti mi dicono Gianlu in Italia... Occhio, eh, se le cose si mettono male, sappi che qua da noi, e il qua da noi è stato Australia, Svizzera. Tu chiamami, Emirati Arabi, Dubai, ci penso io. Ecco, io però, proprio come sul Titanic, deciderei di rimanere a suonare fino all'ultimo, ma il piano B che proponi tu è ben diverso. Quindi, stiamo vedendo uno scenario ipotizzabile, tu, tu ci racconterai il perché, di uno stato che la gente non pensa come probabile chance di salvezza. Sì, questo naturalmente è un, un, una ricerca che io mi sono deciso di fare per, per me stesso, no? perché io ho detto ma se qui dovesse precipitare la situazione io sono contro i tamponi sono contro naturalmente vaccini, sono contro tutte queste cose qui, perché io ho scritto un libro, ho scritto tre libri no? su queste cose, un po' più, un po' meno, eh, se non ho capito io, vuol dire che proprio allora sono, sono un rintronato, io ho capito ormai da tempo quello che, sta, che stava avvenendo, purtroppo. Quindi io mi sono messo lì, ho fatto un paio di chiamate, ho fatto le mie ricerche, ho fatto le mie considerazioni e è venuto fuori che come dicevi, te, il, mondo, il mondo, tutto il mondo occidentale, anche se in maniera diversa il mondo orientale, no? inclusa anche la Cina, ovviamente, la Russia, il Sud America sono un pochino tutte sotto questa cappa del nuovo ordine mondiale. Quindi in ogni paese sostanzialmente si porta avanti questo progetto, qui, un po' più un po' meno. Ecco, l'unico continente nel quale, per tutta una serie di ragioni, eh, che se si legge eh, il, il libro, la trilogia, si capiscono bene, no? loro hanno bisogno di tre cose. Della, dei computer della tecnologia dei computer dei mass media delle televisioni e hanno bisogno diciamo di un certo controllo nel, nel, nelle infrastrutture sanitarie ovviamente senza questi tre pilastri no? loro non possono portare avanti niente ecco perché magari ce ne hanno uno eh, ma, ma praticamente non riescono a portare avanti niente allora succede che è, se, la conclusione è stata che l'unico continente che effettivamente strategicamente parlando non è molto importante, è l'Africa, lo sappiamo. In Africa c'è uh, una, una nazione importante che si chiama Tanzania, che è stata dichiarata ormai credo all'inizio quando è partita la pandemia, eh, dopo pochi mesi è stata dichiarata covid-free, cioè il governo, il presidente Tabi, ha detto non ci sono casi eh, sufficienti. In, in, nel nostro paese per giustificare una pandemia, cioè per giustificare tutta questa serie di interventi che stanno facendo, hanno rifiutato più volte i tamponi, hanno rifiutato i vaccini. Se si va lì, la vita è normalissima come ce l'avevamo noi lo scorso anno. Ecco, quindi abbiamo. Un, da, da un lato abbiamo uno scenario. Nei, nei nostri paesi nei quali dovremo tenere la mascherina dovremo fare il tampone dovremo fare il, il passaporto vaccinale perché non potremo nemmeno prendere un pulma, eh? e ne, nemmeno prendere un pullman e queste vaccinazioni qui per loro stessa missione continueranno cioè non è solo adesso la vaccinazione contro il COVID le, le vaccinazioni continueranno perché ci saranno nuovi virus, ci saranno ricadute, ci saranno di nuovi flussi, no? Del virus che va in, che va su e giù. Quindi, soprattutto nel periodo autunnale, periodo di crisi, sicuramente ci sarà un, una ricaduta. Quindi, io cosa ho fatto? Ho fatto queste ricerche, ho, conc ho concluso la ricerca, ma l'ho conclusa per me. Poi mi è capitato di fare l'intervento oh, con Morisan. E le persone hanno cominciato a chiamarmi a contattarmi a sentire massimo allora dimmi un po questa cosa qui della tanzania mi incuriosisce una cosa e quell'altra e allora mi sono messo lì con un po' di pazienza ma anche con, devo dire con molta fortuna e in pochi giorni ho messo insieme un piano di emergenza che potrebbe funzionare direi bene sta già funzionando in un certo, in un certo senso perché ho già avuto molte adesioni eh? il piano ufficialmente è ancora in elaborazione, però diciamo che col primo marzo, metà marzo sicuramente possiamo sicuramente partire. Io voglio mettere insieme un gruppo diciamo da 6 a 12 famiglie in cui ci sono professionisti, imprenditori, gente che veramente vuole vuol, eh, cambiare pagina, no, voltare pagina, perché purtroppo dobbiamo renderci conto che non è tecnicamente possibile creare ricchezza in questa situazione. Bisogna essere obiettivi. Già era difficile prima. Io non sono venuto in America perché mi faceva piacere venire in America. E sto anche bene in Italia con la mia attività, però già mi ero reso conto che c'erano certe cose che io non le potevo fare, capito? Io, io non le potevo fare, io ho certi principi e certe cose non le faccio. Ecco, questo è già un limite se te vuoi fare l'imprenditore. Ora intendiamoci: non è che qua in America siamo un paradiso e sia tutto diverso e, e allora qui va tutto bene perché effettivamente un po' i sistemi ormai un po' sono gli stessi, diciamo così. Poi abbiamo avuto momenti abbastanza difficili per l'11 settembre, eccetera, eccetera. Però diciamo che io queste cose le avevo già notate alla fine degli anni 80, no? Cioè, era abbastanza evidente che l'Italia era sotto pressione, che c'era una situazione politica naturalmente che non favoriva chi voleva fare business, eccetera, eccetera. Ritornando al piano B, il piano B è, credo di poter dire con una relativa sicurezza, ehm, l'unico oh, paese, quindi la Tanzania, piano B, è l'unico paese che ti dà un'aspettativa di vita decente. Ora, intendiamoci, siamo sempre in Africa, però la capitale è una città di 8 milioni di persone in cui c'è tutto. Ci sono supermercati, ci sono posti che ti vendono tecnologia, ci c'è qualsiasi cosa di cui ti hai bisogno, naturalmente la trovi. Non è carissima, eh? non è ancora carissima, però, però evidentemente. <coughs> Poi per, per decidere di spostarsi, io lo dico soprattutto a questo, questo per i ragazzi giovani no? che non hanno magari grandi possibilità economiche: quando si sposta bisogna sempre avere qualche soldo in tasca. ecco Non è che si può partire e andare alla fortuna magari come si faceva 30-40 anni fa. No? Bisogna avere qualche soldo in tasca. Tutti coloro che sono interessati mi possono sicuramente contattare. Una chiacchieratina veloce, no? uno scambio di mail, lo faccio volentieri. Se poi invece sono decisi, io sto ancora cercando due o tre imprenditori che possono portare anche valore no? al progetto stesso, che si vogliono mettere in gioco, vogliono aprire un'attività mm, in, in Tanzania, io naturalmente mi appoggio a, a degli avvocati, ho già messo insieme un certo team di lavoro, cioè non è che proprio si va là così, no? Ecco, e mi possono certamente contattare se vogliono. Se sono proprio già decisi e vogliono ricevere il prospetto con tutte le informazioni, vanno sul sito a menteaperta.net. Cliccano su eh, consulenza online e li trovano le informazioni per accedere al uh, piano B. Mi contattano. Iniziamo naturalmente a fare, insomma, uh, un, 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 un discorso un pochino più dettagliato e gli spiego tutto. Ecco, funziona in ecco. due parole, funziona così. Sicuramente è un'ipotesi. Avevo sentito di ingenti. Eh, fi finanziamenti e investimenti da parte dei cinesi in una nuova colonizzazione verso l'Africa. La mia domanda, un po' da avvocato del diavolo, eh, che faccio quando mi, mi viene proposto, quando mi vengono proposti questi territori: è come potersi fidare della stabilità politica di questi paesi e quindi in, in, cosa contraddistingue la Tanzania da un facile colpo di stato? Abbiamo visto altri leader di altri paesi africani che eh, erano partiti con delle giuste dichiarazioni, ma che poi hanno fatto anche magari una brutta fine, quindi insomma, cosa sì. contraddistingue la Tanzania da da questo sì. stato? Sì, sì, hai fatto bene a sollevare questo, questo punto che è fondamentale, no? Fondamentale. Allora, la Tanzania ha una storia un po' particolare la Tanzania non è il tipico stato africano nel quale le tribù si sono sempre mezze scannate, come è successo no, nel corso degli anni in, in Africa, eh, hanno avuto dei problemi, però non sono mai stati così gravi, gravissimi da creare queste guerre perenne continue. No, allora, poi, quando eh, si è costituita la, la, la Tanzania come Tanzania unita, sono state raggruppate tutte queste tribù, sai, t -t -t -tut tutte queste zone, e sono state eh, in un certo senso eh, probabilmente ispirate da, da angeli piuttosto che da demoni, te la dico così, Ed, eh, in, in un certo senso eh, ha funzionato. Ha funzionato perché questo gli ha permesso di avere una stabilità sufficiente da uh, um, far sì che poi i cinesi ci hanno visto l'opportunità per investirci. Naturalmente quando arrivano poi i soldi da loro sono tutti più tranquilli perché arrivano nuovi finanziamenti, si possono fare tante cose e quindi a livello politico sono tutti un pochino più, capito, stabili, tranquilli, non ci sono governi che entrano e escono perché comunque non dimentichiamoci che la Tanzania è, in teoria sarebbe un paese comunista. Eh? e io ti porto, ti faccio questo questa considerazione. Quindi paese comunista, ovviamente, quindi con un occhio particolare verso est, no? Piuttosto che verso ovest, però nel quale non ci sono imposizioni, no? Di nessun tipo. Non ci sono mascherine e ascolta bene, non c'è nessuna imposizione per le vaccinazioni, nemmeno per i neonati. Cioè i neonati vengono vaccinati se i, i genitori decidono che debbono essere vaccinati, se no il governo non ti obbliga a fare assolutamente niente. Insomma, è un po' un mondo alla rovescia, in un certo senso. è Veramente difficile, difficile capire eh, chi è di destra, chi è di sinistra, chi è nel giusto e chi è nel torto, no? Ecco, di sicuro avere qualcuno, un'organizzazione può dare possibilità di successo in più ovunque si decida di andare, perché quello che contraddistingue determinate persone o determinate associazioni è proprio la fortuna di fare rete, fare squadra e quindi personalmente amici che hanno... Eh, rapporti in associazioni molto famose sanno che ovunque vanno nel mondo si possono rivolgere ai fratelli di quella determinata città e si aiutano e trovano comunque un aiuto e quindi è un po' quello che secondo me manca in una società individualista poi critico le stesse associazioni per tutta un'altra serie di motivi però in questo caso per chi decidesse di prendere in considerazione la Tanzania almeno si ha qualcuno a cui rivolgersi e un gruppo di persone con cui intraprendere un'avventura anche perché veniamo a noi con il terzo punto e poi oggi stiamo facendo questo volo, questa panoramica dall'alto, ma poi spero di riaverti anche con noi per entrare più nello specifico, così magari qualcuno che ci sta seguendo può avere più indicazioni. L'altro eh, grande elemento che è accennato è l'instabilità economica, quindi l'instabilità delle borse, la, la facilità con cui gli investimenti vengono fatti e spesso il piccolo medio investitore arriva sempre troppo tardi e magari qualcosa si è già mosso, ma come al solito le persone cosiddette normali sono gli ultimi ad accorgersene. Tu fai un'ipotesi di quello che, che accadrà con, con le borse? Sì, io beh, sono, stato, sono stato costretto no, a parlare di queste cose qui che sono collegate al discorso dell'oro, no? che ho trattato ormai già, già un po' che parlo nei miei video. Allora, quando durante, facendo questa ricerca io ho dovuto approfondire il discorso dell'oro, detto in due parole, perché io ho detto, io mi prendo la responsabilità di portare... Queste famiglie, no? questi gruppi di persone con me. Ma se poi succede qualche cosa, questi vengono a cercare me, siamo tutti nei guai. Io non mi posso prendere la responsabilità no? dal punto di vista anche economico, insomma, di fare una cosa così. E allora ho trovato un istituto che vende oro. Allora, coloro che partecipano praticamente al programma, io chiedo loro di comprare dell'oro a seconda del numero familiare, proprio anche come investimento in relazione a quello che, che, hai, che hai appena detto te. Cioè, non è, io non ho niente a che fare con questo oro sostanzialmente. Vi do delle informazioni molto generiche per coloro che mi contattano sull'oro. Poi li metto in contatto con la gente della Uvesta, che è questo istituto tedesco, che parla italianissimo. E lui naturalmente, se non vuole fare investimento in oro, è disponibile a dare tutte le informazioni perché sono arrivata all'oro. Sono arrivata all'oro perché avevo bisogno della garanzia, ma anche perché mi ero re reso conto che se purtroppo a Wall Street, a New York, ma anche nelle altre, naturalmente, ne ne nelle altre città dove si fa finanza, si è purtroppo ricreata l'ennesima bolla finanziaria. Avevano promesso che dopo il 2008 non l'avrebbero più fatto. Hanno cambiato le regole, ma la bolla finanziaria ogni 10-12 anni purtroppo, evidentemente direi, direi quasi è fisiologica in questi settori e si è ricreata di nuovo. L'indice è andato più a, a oltre 31.000 punti. anche durante l'ultimo periodo di Trump, quindi queste cose sono completamente indipendenti in un certo senso anche dal presidente e io mi sono chiesto ma come è possibile no? l'economia, siamo tutti a casa, non fa niente, l'economia fa fatica, le, le aziende chiudono e, e, e invece Wall Street va, va, va così in alto, doveva essere un trend completamente diverso e io mi sono, me ne sono reso conto, ho parlato anche con un amico che lavora a Wall Street e lui non, non era imbarazzato no? di fronte a queste cose qui perché non ci pensano nemmeno loro a questa cosa quando sei molto dentro no? le cose è, 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 è l'opposto della mente aperta quando no? certo, molti molto dentro alle cose no, no, non le vedi nemmeno più hai bisogno di qualcuno magari che poi ti, ti dà una mano per capirle e noi abbiamo fatto una bella chiacchierata anche lui mi ha detto guarda per, me, per, per il momento è tutto tranquillo però, insomma, alla fine della discussione anche lui ha dovuto ammettere che c'è qualcosa di anomalo. Quindi io non lo so quello che succederà a breve termine, però non credo che sia possibile, sostenibile, dal punto di vista dei fondamentali finanziari, tenere una situazione così anomala per mesi, mesi o anni. Secondo me ci sarà l'ennesima crisi o prima dell'estate o subito dopo nell'autunno sai quel è il periodo sarei a fine anno no si comincia a vedere le chiusure il trend si cominciano no? a tirar le conclusioni dell'anno io non lo so che conclusioni tireranno ma per me quando capiterà sarà un botto tremendo gianluca perché eh, vedi vedi dov'è <ride> su in alto L'economia è quella che è e quindi, se dovesse poi i consumatori dovessero cominciare a vendere e perde, perdere fiducia, poi succede quello che è successo tutte le altre volte: e nel giro di poche ore è facile perdere il 50% del potere di acquisto. Ora devi considerare, come dicevi te, che tante persone hanno messo i propri risparmi di anni e anni e anni nella borsa, no? L'hanno messo nell'immobile, nel bitcoin, ma su queste cose sono tutte collegate. Tu che ho legato l'unica cosa che preserva veramente il capitale in queste situazioni in cui non c'è stabilità de, del mercato, può, può capitare di tutto è l'oro, perché l'oro da oltre 6.000 anni è l'unica vera moneta la moneta dei ricchi. È la moneta del Vaticano, è la moneta dei Gesuiti, è la moneta di riserva, naturalmente dei banchieri, e non a caso è stata per tanti anni anche la moneta di riserva delle nazioni. No, non a caso, e non a caso il dollaro, fino al 71-76, quando è stata la data, è stata garantita dall'oro. E non è non è a caso che il governo cinese voglia assolutamente reintrodurre l'oro a garanzia perché sanno bene che fino adesso è tutta carta è tutta uh, è tutta una, una finanza che si, si regge sulla fiducia di accettare il pezzo di carta che ti danno però non è non è garantita da niente l'oro è l'unico l'oro e i metalli preziosi è l'unica soluzione in questi casi non ce ne sono altre poi il bello di questo istituto qui è che te compri un certo quantitativo d'oro, no? Puoi iniziare a comprare anche 5.000 euro, puoi comprare 20.000 euro, puoi comprare anche 100.000 euro. Naturalmente, oltre una certa cifra, il conto è completamente gratis, ovviamente, no? Non c'è agio, nel senso che non si paga niente. E poi, dopo, se hai bisogno, te ti vendi 1000 euro di oro, te li, ma te li mandano, capito? Te li mettono subito sul conto corrente, li usi fa le tue spesette, non ha niente, niente da temere. E beh, vorrei che la gente capisse il concetto, che in questo momento è l'unica cosa che può garantirvi il patrimonio. Chiamate, e concludo, chiamate subito il vostro consulente finanziario, fateli vedere il grafico, non so se lo puoi mostrare dopo nel montaggio, il grafico, c'è cioè, sicuramente qualcosa di anomalo, parlateci, chiedete spiegazioni, e se non vi convince fate le vostre scelte no cioè io lavoro un po come consulente non, vi, non devo vendere niente però effettivamente dovete anche considerare che il consulente finanziario guadagna quando vi vende ma guadagna anche qua, cioè quando comprate ma anche quando vendete quindi un consulente finanziario onesto dovrebbe dirvi va bene guarda non vuoi prendere questo rischio sono d'accordo con te vediamo il 50 di tutte quelle azioni che sono lì, ristagnano, ma che sicuramente non potranno darci niente di più di quello che ci hanno già dato. Magari teniamo le farmaceutiche, magari teniamo quelle militari, teniamo queste qui che sono sempre un po' privilegiate perché sono con, eh, connesse al nuovo ordine mondiale, no? È evidente, chiaro, no? E vendiamo quelle altre 50 per cento e compriamo oro, argento, metalli preziosi. Fate mandare a casa 5.000 euro di monetine in, in, in argento, tre, 30 euro l'una. E se c'è una necessità, un'emergenza, non si sa mai nella vita, almeno, almeno comprate il pane, potete senza perdere niente del vostro potere di acquisto. Perché nel corso, direi, dei secoli, l'oro ha sempre mantenuto il potere di acquisto. Indipendentemente da quello che succede, ci può essere anche la terza guerra mondiale, ci può essere un'infrazione al mille per, per, per cento, mille insomma, di, di mille volte, come è successo in Germania. Sono cose già successe in Germania, non è che e, e il vostro potere dell'oro rimarrà di metalli preziosi e rimarrà intatto. Che è un po' la spiegazione del come mai spesso prima di una crisi si diffondano così a, a macchia d'olio i compro-oro. Ci tengo anche così in chiusura, visto che siamo in chiusura, poi magari approfondiremo sicuramente sia con te che in altre puntate eh, ho studiato molto essendo io molto curioso e ambizioso l'andamento la, la, delle borse, quindi lo scommettere sui grafici, le, i rapidi prestiti, i future. Ho provato a fare quella vita insieme a un amico che lo faceva di lavoro per un po' ed è veramente troppo stressante. Ne, 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 ho trovato un sacco di analogie con i giocatori incalliti di, di roulette perché anche loro studiano il grafico e giocano eh, a, a favore di una serie o contro, insomma ci sono un sacco di, di analogie e l'analogia più grande è che è probabilmente per giocare in borsa così eh, bisogna essere veramente potenti e forse anche in quel caso non si è mai del tutto sicuri. Prima hai citato le case farmaceutiche, io non ci scommetterei sopra perché chissà che magari un domani ne possa sentire un trend, <ride> un, un lato negativo di un, di un farmaco viene, viene noto e chi ha investito in quella casa farmaceutica fa un bagno di sangue anche lì. quindi siamo veramente in conclusione, però io intanto ti ringrazio un sacco per essere stato insieme a noi anche per il fuso orario. Di niente, ci mancherebbe. Ho spostato il pranzo di un'ora, niente più. <ride> ecco. E poi ovviamente a tutti coloro che seguono le nostre puntate, rimando anche alle puntate precedenti, c'è sempre un filo conduttore unico, abbiamo aperto un sacco di parentesi e poi scriveteci anche nei commenti perché potrebbe essere anche occasione per tornare a risentirci, entrare più nello specifico e dare risposta a quelle che sono le vostre domande, i vostri dubbi, eh, anche come commento di questa nostra intervista, oltre al fatto che abbiamo ricordato più volte che possono scrivere direttamente a te, sì. Ecco, se c'ho proprio 30 secondi per ricordare che la trilogia nel formato ebook è scaricabile per 3 euro. 3 euro mi prende un sacco di lavoro a farlo, beh, non vale neanche la pena. però io voglio incoraggiare il più possibile le persone a leggere. No, in questo caso, dal sito a mentaaperta.net si collegano e naturalmente cliccano su, sulla sinistra, lo vedono, no, c'è l'immagine. Del, del, del libro eh, seguono tutta la procedura, lo scaricano, poi io gli mando il link. Eh. Poi io, naturalmente, lavoro, sto lavorando molto sul piano B, mi possono collegare al piano B, e poi io faccio anche un po' di consulenza. Eh. Io, cioè, grazie al libro, mi occupo di traduzioni, un po', faccio un po' di, di diverse cose. Ecco, Tutti coloro che magari hanno già iniziato a leggere il libro e vogliono fare un lavoro di approfondimento. Ecco, e questo è proprio l'obiettivo del libro, no? è quello di utilizzare una base di lavoro su cui poi eh, creare alt altra ricerca, fare altre cose. Mi possono sicuramente contattare facciamo una chiacchierata. Grazie per essere stato insieme a noi. Appuntamento su tutti i social possibili, immaginabili, di facciamo finta che Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, Rumble, chi più ne ha più ne metta. Appuntamento alla prossima puntata insieme e andiamo insieme Grazie per essere stati con noi. Ciao, grazie Gianluca Sottotitoli.